Buonasera a tutti. Allora, lo scopo della serata prefisso è quello di dare delle minime conoscenze a un utente che, ad esempio, come Claudio, ha una stampante, ha esigenza di farsi delle modifiche di file scaricati pressoché da Thingiverr. Modificare questi file STL per poi mandarli in stampa e quindi magari farli su misura per le proprie necessità. E due parole veloci solo per chi non sa niente di CAD e per allineare un po' tutti, perché poi mi dimentico sicuramente. Allora, il discorso del future di un CAD, nel senso che un CAD offre le massime potenzialità sugli oggetti che va a generare, se gli oggetti sono fatti all'interno di quel CAD, okay? Perché logicamente conosce tutti i dati di quell'oggetto che ha creato, crea un cubo, conosce la dimensione delle facce, la posizione, la rotazione. E quindi si possono facilmente applicare, non so, dei raggi, degli smussi, dei fori, queste sono le future. Il problema nasce nel momento in cui l'utente ha necessità di condividere con qualcun altro l'oggetto, il cubo che ha disegnato, che ha progettato, no? Quindi le alternative sono o passare il file del progetto intero all'altra persona, ad esempio, oppure quello che si fa normalmente è esportare solo l'oggetto in questione. Beh, chiaramente se passo il file completo, obbligo l'altro utente ad avere lo stesso programma, per forza, per poterlo leggere. Se invece esporto solo l'oggetto, l'altra persona può importare quel cubo che io ho realizzato e iniziare a farci qualcosa. Però il problema è che comunque un CAD, quando importa un file, in un determinato formato, fra questi qua, che ad esempio questi sono certi formati di esportazione, tutte le future, tutte quelle cose belle che il CAD può fare su un oggetto vanno perse. Quindi i formati di esportazione, casomai ci sono esperti anche in sala, accetto ben volentieri qualche dritta eventualmente. Normalmente i formati più importanti, più usati per esportare file oggetti 3D sono l'IGES e lo STEP normalmente, però si usa anche l'OBJ, il CoLLADA è un formato relativamente recente che l'hanno scritto con l'intenzione che fosse standard proprio generale per tutti, è adatto soprattutto per quei programmi come Blender, così perché esporta anche le luci, esporta le telecamere, esporta gli oggetti, tutte le informazioni. E poi c'è il file per la stereolitografia, che è l'STL, e che è quello che hanno interesse di più questa sera perché è il formato standard per la stampa 3D. Penso che tutti i file che troviamo in rete sono tutti STL. Quindi, se anche con lo stesso programma noi esportiamo il file in STL, il nostro bel cubo lo esportiamo in STL e poi lo rimportiamo in STL, cioè quel file STL lo rimportiamo nel stesso programma, tutte le future attive che si potevano usare prima su quel cubo vanno perse perché quel cubo non ci puoi più far niente, praticamente o poco, a differenza magari di Blender che qualcosa si può fare. E
La grande potenzialità, diciamo, almeno una cosa abbastanza interessante che non è proprio scontata, di FreeCAD è che è una possibilità di convertire l'STL in solido. Quindi una volta rigenerato in solido, il software riesce, ritorna a essere attivo. Per poter farci modifiche e altro, poi vediamo. Sul fatto che funzioni sempre, per esperienza personale, però non so voi, mi è capitato proprio su un file di Claudio, parecchio anche complesso, l'ho lasciato lavorare un paio d'ore, poi alla fine l'ho fermato perché non, cioè, continuava a girare. Non so se fosse il file STL che non fosse magari generato correttamente oppure. E se certi file, comunque a me una volta è successo, però questa è la strada per poter farci modifiche a un file STL. Allora, stasera vedremo, resteremo a basso livello, non andremo su funzioni particolari sull'uso di FreeCAD. Le due strade per modificare il solido io le ho viste così. La prima strada è quella di usare le funzioni booleane, quindi un po' come incollarci del materiale oppure togliere del materiale, cioè tipo saldare e apportare del materiale per chiudere i buchi e una funzione per togliere il materiale tipo fare un foro, un buco o fare una scassa. Okay. E questa è una strada, quindi con le operazioni booleane in linea di massima. L'altra strada ha dei suoi vantaggi, però anche dei svantaggi, poi li vedremo. L'altra strada invece è quella di usare magari delle funzioni un po' più avanzate del software, fino ad arrivare anche al disegno parametrico, che di per sé non è che sia una cosa così. Diciamo che la terza strada per modificare i file STL, e che spesso uso, è quella di usare Blender. Lo scopo delle prossime serate su Blender, anzi la prossima sarà quella di Dario, e che penso, a mio avviso, interessantissima, cioè l'analisi delle superfici che siano effettivamente, come si può dire, integre, corrette, ok? Ci farà vedere, non so se poi ha cambiato il programma oppure no, ma comunque. La prossima serata sarà di Dario e quella successiva magari, se volete, possiamo vedere come modificare i file STL con Blender perché per certe cose è veramente istantaneo. Cioè se qua ci sono una serie di passaggi, una serie di cose da fare in Blender, certe volte per fare delle modifiche anche abbastanza importanti ci metti veramente un secondo, una frazione di secondo. Quindi, velocissimamente, il discorso degli ambienti, tanto per non far casino per chi apre FreeCAD per la prima volta, ci sono un sacco di workbench, cioè di ambienti di lavoro. Ignorateli tutti, ok? Perché fondamentalmente ce ne servono 2/3, ok? Stasera ne useremo part e part design. Raramente useremo draft e poi vedremo un attimo il discorso del disegno parametrico. Quindi vedete un sacco di voci nell'albero, poi ve lo faccio vedere nel file a tendina, ma ignorate, okay? Sono altre funzionalità del programma, ma ignorate perché anche a me la prima volta che ho usato FreeCAD hanno spiazzato completamente perché non capisci il senso. Allora, per le basi d'uso di FreeCAD, vedere i video di Dario, ne ha già fatti, penso 3-4 forse, quindi lui spiega bene, con calma, più tecnico di me, e quindi per l'uso meglio vedere i video di Dario. Noi andiamo sul sodo e facciamo solo quello che dobbiamo fare. E perché alla fine, cioè,
è frustrante per una persona come un maker che ha necessità di modificare semplicemente un file STL, deve fare una piccola modifica e non vuole impararsi tutto il manuale di FreeCAD per fare una stupidaggine. Ok, quindi vediamo solo gli strumenti principali. L'unico consiglio che posso dare, almeno che per me vale, è quello di modificare la pagina di avvio, che secondo me non è che abbia tanto senso. Cioè, di default si apre una pagina di avvio che vi dà il benvenuto, un sacco di scritte un po' dappertutto. E se volete, si può già avviare il programma su un ambiente. Io lo avvio su Part Design, ma voi potete decidere di avviarlo su un ambiente che volete. E poi l'altra preferenza per me indispensabile, cioè come gestire il mouse e la navigazione. Sempre da modifica preferenze, io ho scelto Blender, ma più di una persona sceglie Blender. Domande? Bene, anche perché avrei domande adesso. Allora, beh, io avvio l'ultima versione a 19, tanto vedo che fondamentalmente non mi ha mai dato grossi problemi. Questa è la versione 19 di FreeCAD, non so voi che versione avete nel... Ok. Quindi quantomeno avere la 17 almeno, non andare sulla 16, 15 o più vecchie. Allora, prima cosa da fare, ecco qua, non avete forse voi avete la pagina di benvenuto e lì dovete scegliere di avviare un ambiente, un nuovo disegno, non mi ricordo. Allora, prima cosa da fare è creare un nuovo documento, quindi su nuovo qua. E si apre un nuovo documento. Allora, adesso io ho preventivamente scaricato un file STL da Thingiverr e lo importo. Quindi faccio File, Importa, navigo nel mio directory, ce l'ho in qua, eccolo qua, dentro File, sono due pezzi e sono precisamente questi. Eccoli qua. Allora, con la barra spaziatrice, ma casomai vedete i video di Dario, barra spaziatrice si attiva e si disattiva il pezzo. Quindi basta selezionarlo qui a sinistra oppure cliccare sul pezzo, ma normalmente si fa sull'albero qui a sinistra, e con la barra spaziatrice si visualizza oppure si fa sparire. Allora, prima cosa da fare? Qui bisogna switchare e andiamo, questi sono tutti gli ambienti, ok? Noi useremo Part Design, limitatamente useremo Draft, quindi andiamo in Part. Da Part fate crea forma da mesh, vi dice una tolleranza, va bene così, e lui mi ha generato una mesh. Allora, la mesh è questa, visibile, ok, la posso spegnere sempre con lo spazio. Questa qua è la forma originale, io la posso anche cancellare, quindi la cancello. Il passaggio successivo da fare è renderlo solido, quindi part, converti in solido. Idem, questo è il solido, c'è scritto anche solid, e questo lo posso cancellare, tanto non mi serve più. Se volete tenere, potete tenere. L'ultimo passaggio da fare è sempre da part a fine una forma, va a togliere tutte le linee che non servono a niente e mi rigenera un'altra volta un altro oggetto, cancello quello vecchio e io adesso ho questo pezzo qua che se lo visualizzo in wireframe lo potete fare da qua, quindi com'è, oppure reticolo, oppure V1, V4 se lo fate da tastiera. Bene, rifacciamo le stesse operazioni per l'altro pezzo, che sarebbe questo. Quindi, ripeto, part converti in mesh, ok. L'ha convertito, cancello questo, seleziono questo, lo converto in solido. Come?
No, c'è assolutamente. Setup perché hai messo Affine una forma. Come? setup nelle preferenze, parte design. Beh, ma è lo stesso, ma poi durante il lavoro switcherai da un ambiente all'altro più di una volta. Quindi ti devi abituare a aprire questo menu qua e switchare da un ambiente all'altro. Ok? Quindi adesso ci troviamo che abbiamo. Ci troviamo che abbiamo i due solidi convertiti. Vi assicuro, beh, non l'ho fatto, però se provate a fare qualunque azione sui pezzi STL non riuscirete a fare praticamente niente. Cioè, li vedete, li toccate, ma non fate nessuna azione. A differenza di Blender, che invece potete editarli già da così. Sì. Sì, allora, selezioni dall'albero, part, ok, converti in mesh, crea forma da mesh, eccolo qua. Adesso in grigetto perché non è disponibile, comunque da part, dal menu part, parte, da qua crea forma da mesh. Beh, c'è scritto parte, poi ci legge parte. Sì, i pezzi sono due, questo e questo. C'è una scatola e un coperchio. Il coperchio che è questo. Coperchio disegnato sotto perché saliva mentre lo modellavi, ma in realtà sarebbe sopra. Adesso vediamo il discorso del posizionamento. Io proseguo perché altrimenti non riusciamo a vedere almeno le cose fondamentali. Allora, con il tastierino numerico abbiamo due, la vista top, uno la vista laterale, e 5 sotto, sì. Comunque l'1 e il 2 normalmente sono le viste che servono a noi. E volevo saltare sto passaggio qua, però penso che sia abbastanza importante. Il discorso del posizionamento del pezzo, perché quando poi andremo a fare delle modifiche, questo pezzo avrà una sua proprietà nello spazio X, Y, Z, è dipesa da come l'hanno caricata, cioè l'origine del pezzo, di chi l'ha disegnato. Un consiglio è sempre quello di mettere il pezzo in centro sull'asse XY, perché se dovete fare qualcosa di simmetrico, disegnate a mano un pezzo, poi simmetrizzate sull'asse XY oppure un'operazione di rotazione o qualunque operazione, se avete in centro è più semplice da gestire. Quindi, se avete questa esigenza, qui c'è un righello, strumento misura. E andate sopra uno spigolo, cliccate sopra l'altro e cliccate. Adesso qui mi ha creato una distanza, mi ha creato un oggetto a misura. A noi interessa la quota di posizionamento nell'asse X. Quindi il primo oggetto, il primo spigolo è a meno 2, il secondo spigolo è a 48,5. Quindi il totale di questo pezzo è 50,5. Però il primo spigolo è a meno 2. Quindi cosa potremmo fare? Allora, per semplicità, selezioniamo tutti e due gli oggetti, quindi uno cliccando CTRL e anche l'altro, bene? E da placement qua a fianco fate doppio clic, si apre una maschera e gli diciamo di andare a X2. E già lo abbiamo messo che lo spigolo sinistro è a zero. Adesso non ho la griglia, poi la faccio vedere, però questo spigolo qua adesso è a zero. E avevamo detto che è 50,5, quindi qua possiamo fargli fare un'operazione, gli diciamo meno 25,25, ecco una cosa veramente
odiosa di FreeCAD non è 25.25 del tastierino, ma è 25 virgola, quindi se avete la tastiera dovete andare sulle virgola proprio sopra la barra spaziatrice. A questo punto proviamo a vedere se l'abbiamo posizionato correttamente, selezioniamo uno spigolo e l'altro, clicchiamo sulla misura, espandiamo qua e vediamo che lo spigolo sinistro ha meno 25,25, lo spigolo destro 25,25, quindi il nostro pezzo adesso nell'asse X è perfettamente in centro. Possiamo cancellare la misura qua perché tanto non ci interessa, facciamo la stessa identica cosa. Poi ci saranno anche degli altri sistemi più veloci, intanto io faccio così. Il primo spigolo è a meno 2, il secondo è a 50,5, quindi il pezzo è 52,5, spostato in giù di 2. Quindi selezioniamo la misura, cancelliamo con il cance, selezioniamo, control, selezioniamo, doppio clic su placement. Andiamo a Y2 e poi gli diciamo meno 26,25, giusto? Sì, mi sembra di sì. Vediamo se è vero oppure no. Allora, strumento, misura da qua a qua. Selezioniamo la distanza. 26,25, meno 26,25. Adesso il pezzo è centrato. Beh, la prima cosa da fare è sempre CTRL S e gli diamo un nome, chiamiamo Lug, fantasia enorme. Beh, vi visualizzo un attimo la griglia così forse per qualcuno è più. Questa è la griglia. Sì? Allora, c'è la possibilità di visualizzare in forma ortogonale o prospettica da qua. Cosa? Perché i fogli lì sono. No, sono disassati. Ah, Ha sbagliato ok. proprio, ha sbagliato il centro delle poppete proprio. Non Sì, no. No, credo. i fori sono sbagliati, sì. I fori sono sbagliati. Nell'asse Z la parte inferiore è a zero e si vede, ma lo possiamo misurare. E quindi non lo spostiamo, se avete esigenze di spostarlo potete spostarlo. Quello che dobbiamo fare adesso è portare questo coperchio, cioè questa linea, questo punto qua, lo dobbiamo portare nella parte superiore. Quindi dobbiamo girare il coperchio, fare una rotazione lungo l'asse Y, ok, ruotarlo così in centro e portare il coperchio sotto, sopra, in modo che sia posizionato correttamente. Come si può fare? Beh, anche qui ci sono magari più di un modo. Io vi faccio vedere questo. Allora, prima di tutto dobbiamo sapere, o andiamo a caso, cioè facciamo prima una rotazione di 180 gradi sull'asse Y, poi lo spostiamo finché lo allineiamo. No, ma il geometra ha detto di no. Brutto. Bruttissimo. Oppure, come suggerisce Marco, andiamo colpo sicuro. Quindi usiamo sempre lo strumento misura, andiamo a interrogare questo punto qua, vediamo la distanza, la misura sull'asse Z. Allora, la prima è a più 2 e la seconda è a 21,6. Quindi il punto mediano sarebbe 21,6 meno 2, diviso 2, più 2, sarebbe 11,8. Allora, come si fa? Si seleziona l'oggetto da ruotare, doppio clic su placement, sempre qua, il mouse che va. Gli diciamo di fare una rotazione con il centro a 11,8 sull'asse Y, ok? E adesso io mi aspetterei che facendo applica, com'è? Sì, esatto, l'angolo 180 gradi, grazie. Mi aspetterei che lui ruotasse
sì, sull'asse rispetto all'asse z a 11,8, però in x0, y0 riferito allo zero effettivo del. E invece non lo fa, lo fa rispetto all'origine sua e non ho ancora trovato come si fa a modificare l'origine. Comunque, se flaggate qua, cioè applica modifiche incrementali, lui lo fa da lì, quindi 11,8, y 180 e lui ruota lì. E adesso il coperchio è posizionato correttamente sopra. Eccolo lì. Se non vi sono chiari i passaggi, magari lo rivedete sul video che andremo a caricare. Allora, supponiamo, dobbiamo chiudere, fondamentalmente le operazioni booleane sono due. Uno, aggiungere del materiale per chiudere i buchi. Due, aggiungere del materiale per avere un oggetto che esce dal pezzo. Quindi supponiamo di avere l'ipotesi di voler chiudere queste feritoie e avere le poppette qua che sono sbagliate di passo, quindi le vogliamo mettere su un centro diverso. Quindi per forza di cose, beh, in Blender riusciremo a spostarle senza far niente. In questo caso dovremo togliere le poppette e crearne quattro di nuove. Allora, vediamo il primo esempio, chiudere qua. Allora, abbastanza semplice, nel senso che andiamo a creare un oggetto cubo. Selezioniamo il cubo e gli diciamo lo spostiamo su a Z21, mi sembra sia la misura. Quindi lo facciamo partire giusto dalla parte inferiore, gli diciamo che è un'altezza di 2,6, che è lo spessore del pezzo lì. Difatti, se vedete, è perfettamente allineato con le due facce. Ecco, adesso vediamo ad esempio come fare per spostare questo cubo velocemente. Uno dei sistemi è quello di fare clic destro, trasforma, e lo spostiamo molto velocemente, così tanto dobbiamo fare un posizionamento che non è importante. Lo allarghiamo con la rotella andando sulla proprietà di larghezza e lunghezza, quindi con la rotella del mouse potete andare su e giù. E abbiamo fatto un cubo più grande del pezzo. A questo punto selezioniamo col clic sinistro l'oggetto, CTRL cubo, operazione booleana di unione, che è questa, e lui cosa fa? Mi fa un oggetto fusion, cioè l'unione di due oggetti. All'interno avremo l'oggetto precedente e il cubo. Questo è l'oggetto risultante, che fondamentalmente è l'oggetto senza le feritoie. Possiamo andare su parte a fine della forma e così va a togliermi tutte le linee inutili che tanto non servono a niente e abbiamo il nostro oggetto ben pulito. Quindi questo è l'oggetto finale. Questo è il cubo precedente, posso anche cancellarlo, mi dice varie dipendenze, sì, cancelliamo sta roba qua, tanto fa solo che casino. Questo è l'oggetto finale. Adesso supponiamo di voler togliere le poppette per doverle rifare un passo diverso perché sono una misura diversa. Sempre la stessa cosa, abbiamo un cubo, selezioniamo il cubo, gli diciamo che l'altezza è 21 mm e andiamo sotto perfettamente. Come prima, clic destro trasforma o doppio clic perché comunque è la stessa identica cosa, lo spostiamo qui fuori e gli diciamo che le proprietà del cubo come larghezza sono ben oltre di qua e ben oltre di là. Che è a caso, tanto non importa. Facciamo l'operazione contraria, cioè togliamo adesso posto che aggiungere. Quindi selezioniamo il pezzo, CTRL cubo, e facciamo la differenza di due oggetti. E abbiamo tolto le poppette. Quindi selezioniamo, part a fine della forma, spariscono le linee, questo è l'oggetto finale. E questi sono gli oggetti precedenti che a noi non servono più.
se volete li potete cancellare, perché tanto fanno solo che se vi servono li lasciate lì. A questo punto, se voi volete fare poppeta, ad esempio, potete aggiungere un cilindro, li dimensionate, spostate, però vediamo poi il discorso delle poppete, perché così vediamo il disegno parametrico. L'altra cosa che volevo farvi vedere sarebbe questa qua. Come copiare con precisione un pezzo, nel senso, ipotesi. Vogliamo fare un foro con questa dimensione precisa, ad esempio, dall'altra parte dell'oggetto. Come facciamo a copiare perfettamente un foro anche complesso? Cioè questo è un rettangolo semplicissimo, però se fosse anche complesso con forme particolari, la differenza non è per niente un problema. Come facciamo? Allora, selezioniamo il pezzo. Qui abbiamo la funzione sezioni. Quindi ci consente di fare delle sezioni, vedete la riga rossa qui? Se vogliamo fare delle sezioni lungo l'asse Z, lo possiamo fare. Se lo volete come serve a noi, lungo l'asse XY, spostate la rotella del mouse e portate la linea che sormonti l'area. Se volete potete mettere decimali, virgola, qualcosa, farlo con precisione. Fate ok, a questo punto cosa ha generato? Ho generato questo oggetto che è la sezione di quel punto. Noi adesso andremo ad agganciarci con precisione alle linee generate della sezione per poter fare una finestra, ma se qua ad esempio fosse, non so, raggio contro raggio, inclinazioni, basta copiare. Non è assolutamente difficile. Vi faccio vedere, beh, si può fare anche in Sketch, però vi faccio vedere tanto perché dovrebbe essere l'ambiente un po' principale, da quel che ho capito di FreeCAD, l'ambiente part design. L'ambiente part design integra l'ambiente Sketcher, che sarebbe questo, con funzioni anche un po' più avanzate. Quindi, l'ambiente part design, se ad esempio voi ad esempio adesso cercate di fare qualcosa con part design, la prima cosa che vi dirà è quella vi chiede di fare un corpo, un body. Perché fondamentalmente l'uso di part design sarebbe quello di prima creare un contenitore di corpi, cioè questo strumento qua giallo. Ok, quindi prima immaginate sia una cartella questa. Poi ogni pezzo che andate a costruire lo costruite con un body. Quindi se dentro diciamo, il contenitore di corpi, questa potrebbe essere la macchina, ad esempio. E ogni corpo che andate a creare, ad esempio, non so, uno è la ruota, uno è lo specchietto della macchina, uno è il finestrino. Perché questo? Perché voi, lo scopo è quello di disegnare ogni pezzo riferito dall'XY0, dal centro. E poi il contenitore di corpi vi dà la possibilità di spostare tutto quello che c'è all'interno di questa cartella, diciamo, di questo contenitore, con dei riferimenti ben precisi. Quindi, ad esempio, voi state disegnando un oggetto complesso che è fatto di varie macchine, c'è cioè la macchina 1, macchina 2, macchina 3, spostando tutte le coordinate x, y, magari anche rotazione del contenitore di corpi, lo spostate ad esempio là in fondo a 2 metri di distanza con una certa inclinazione e ogni corpo che ci aggiungete avrà quelle proprietà di spostamento XY, Z, C di rotazione. Questo è un po' il senso dell'ambiente part design.
Quindi ogni volta che voi cercate di fare qualcosa in part design vi dirà di creare un nuovo corpo. Per crearlo dovete cliccare su questo strumento qua, crea un nuovo corpo. Quindi selezioniamo la nostra sezione, facciamo un nuovo corpo e all'interno del corpo facciamo uno schizzo. Adesso vi dice su quale vista, quindi XY, YZ, XZ. Se non sapete qual è la vista, potete anche cliccare qua, ok? E ve l'ha selezionato. Oppure se sapete già che è YZ, lo selezionate da qua, come volete, è la stessa cosa. Adesso no, noi dobbiamo lavorare su questa vista qua. Quindi fate ok. E adesso siamo pronti. La barra di strumenti è cambiata, qui possiamo iniziare a fare lo schizzo. Però se vi accorgerete che se prendete anche lo strumento linea non riuscite ad agganciarvi, non riuscite ad agganciarvi. Per agganciarvi alla sezione dovete usare questo strumento qua che crea un corpo, un bordo collegato. Quindi lo selezionate, fate clic qua e adesso avete i punti di aggancio. Quindi potete fare direttamente un rettangolo. Quando avete agganciato perfettamente il punto diventa giallo. Agganciate l'altro punto e fate clic. Perché non è sulla proiezione, sul piano della No, proiezione. non è sul piano della proiezione. Ah, ok, adesso si vede. Perché lo schizzo è sempre Sullo zero. sul piano zero, a meno che mi sembra che in Sketch puoi dire che il piano zero in quel momento è più sull'asse, sul terzo asse di disegno, non l'XY, ma lo puoi spostare in su e giù. Però in questo caso a noi non interessa, abbiamo fatto lo schizzo che è questo. Fatto lo schizzo che può essere anche complesso, può essere un cerchio, un'inclinazione. L'importante è che la forma sia chiusa. A questo punto chiudiamo lo schizzo e diciamo di fare un prisma, cioè di fare un'estrusione di questa sezione. Quindi clicchiamo qui su Crea prisma. E adesso se il nostro schizzo, il nostro contorno era chiuso, perché se non è chiuso non lo fa. Abbiamo il nostro oggetto che possiamo cambiare la proprietà dell'altezza, in questo caso qua non interessa. Eccolo qua. Quindi se noi prendiamo questo pezzo qua e lo spostiamo dentro questo foro qua, siamo sicuri che è perfetto. Quindi questo può servirci per chiudere. Ma anche no, perché nel senso se volete chiudere potete fare un concubo più grande, non ve ne frega dell'area perfetta. Però se ad esempio vogliamo fare questa apertura dalla parte opposta, perché la porta Ethernet ha quelle dimensioni lì, non vogliamo sbagliare, semplicemente lo spostate nella posizione che vi interessa, fate clic. Solito discorso, selezioniamo il pezzo di vita verde, control selezioniamo il corpo. E facciamo un'operazione booleana che qui non c'è, ma basta andare in part design e facciamo una sottrazione che è questa qua. E abbiamo fatto il buco. A questo punto siete in grado di chiudere buchi, fare qualcosa che sporge, quindi delle poppette, degli appoggi. Siete in grado di copiare il profilo perché con lo stesso sistema identico voi potete a questo punto anche ad esempio fare una sezione così e copiarvi la geometria esterna del pezzo e farvi un'estrusione, quindi copiate la scatola per intero con le stesse dimensioni, con gli stessi raggi e tutto quanto e questo diciamo avete gli strumenti sufficienti per modificare praticamente quasi tutti i pezzi, diciamo, ok? Sia farlo da zero che modificare un pezzo già esistente. Adesso vi faccio vedere una cosa.
Qua il solito discorso, se volete affinare il pezzo, se ha delle linee in più, fate affina, questo è il pezzo risultante e questa roba qua, se volete, la potete anche cancellare, se non vi serve, lo potete cancellare, tanto... Ecco qua. Allora, vi consiglio di rinominare sempre, perché poi l'albero diventa lungo e non si capisce più. Io chiamo scatola il pezzo sotto questo qua. Questa è la sezione, posso cancellare, e questo è il coperchio, e lo chiamo coperchio. Quando avete un albero molto complesso, vi assicuro che è un casino, perché c'è una cosa veramente inverosimile. Da questo punto di vista qua, FreeCAD è un po' goffo, nel senso che... Cioè, adesso io ho cancellato tutte le operazioni che ho fatto, tutti gli schizzi, i solidi che ho creato, però non sarebbe corretto, perché se poi io devo modificare questa feritoia e la devo allargare di un millimetro, mezzo millimetro, due decimi, io se ho l'albero di costruzione entro nelle proprietà di questo cubo e gli dico il mio cubo è più grande di due decimi, automaticamente mi fa il foro più grande di due decimi. Se lo voglio un po' spostato, sposto la posizione nell'asse XY del cubo e mi fa la feritoia in un'altra posizione, quindi non sarebbe corretto cancellare tutto. È solo... Quelle operazioni che fate per ottenere tipo la rifinitura, il pezzo, il solido, eccetera, poi memorizzarle, copiarle su un altro oggetto che hai creato in maniera da accelerare senza doverle rifare. Sì, tu fai Ctrl-C, Ctrl-V e fai una copia, ma c'è anche l'oggetto clona, se non sbaglio, che dovrebbe essere... ecco qua. Clona. Dovrebbe farti un clone dell'oggetto, se ho ben Tipo, capito la domanda. Comunque Ctrl-C, Ctrl-V. caratteristiche, cioè le Tutto quanto, procedure sì, per esatto. arrivare Se fino ti a lì. domanda tutte le dipendenze, dici sì, quindi ti copia tutto il cubo, la sottrazione, l'addizione, il pezzo, il cilindro, ti copia tutte le operazioni che ha fatto, perché ogni operazione per lui è un nuovo oggetto che contiene all'interno i due pezzi, ad esempio, uniti o sottratti. Sì, quando deve accelerare un po' Eh sì, beh, le procedure, chiaro, perché chiaro, sennò... chiaro. Poi, come... i disegnatori CAD ben sanno, e non c'è un sistema unico di disegnare a CAD, cioè c'è il sistema magari più veloce per arrivare al pezzo finito, che però magari non sempre è la soluzione migliore perché magari un'operazione magari più lunga ti consente a lungo andare di fare delle operazioni che magari con la via più breve magari non ti consente, quindi ognuno deve trovare il suo sistema di disegnare, il suo metodo, l'importante, adesso qui il senso di questa sera non è trovare la forma migliore per disegnare, il senso qui è dare la possibilità a una persona che ad esempio ha la passione della stampa 3D, non vuole imparare a conoscere ogni strumento del CAD, perché non gliene frega, cioè deve fare una modifica una volta ogni tanto, serve solo qualche strumento per fare qualche semplice operazione. Okay? Questi sono gli strumenti minimi. Vi faccio vedere altre due cose, e poi vi faccio vedere il disegno parametrico. Allora, un'altra cosa che si usa abbastanza spesso è quella di fare una scritta, un logo sul coperchio. Per fare la scritta dobbiamo cambiare ambiente perché qui non c'è. Quindi andiamo in draft e lo strumento è qua. Ecco qua. Lo strumento è questo. È lo strumento testo. Dovete Beh, io mi sono scaricato un font, l'ho messo nella home, l'ho scaricato da font, perché poi vi domanda un font per poter fare la scritta. O vi scaricate uno, oppure andate nella directory dove ci sono tutti i font. Semplice anche qui, selezionate lo strumento testo,
vi chiede dove fare il posizionamento. Nel mio caso x0, y0, z lo posso fare anche ad esempio a 22, perché tanto la scritta andrà sul coperchio che partiva da 21 andava a 22,6. La scritta, voglio scriverci Lugvi. L'altezza metto 2 mm ad esempio, e qui gli do il percorso del font. Il font l'ho messo in home ed è questo. Faccio apri. Ecco qua, la cosa odiosa di FreeCAD è che se passate con il mouse all'interno della finestra vi cambia praticamente le misure qua. Quindi mettiamo 22, la scritta è Lugvi, l'altezza del font, il font, fate ok e lui vi ha fatto la scritta, però non ha spessore, è una scritta che non ha spessore. Quindi la selezionate, andate nell'ambiente part ad esempio e fate un'estrusione, questo è lo strumento che estrude, però io gli avevo detto 2 mm, sì, però non l'ha fatto. Allora, e gli date uno spessore. E adesso, beh, il discorso è abbastanza semplice perché, come al solito, decidete la posizione della scritta, quindi selezionate la scritta, clic destro trasforma, se la volete posizionare perfettamente o a caso, sta a voi, fate ok, quando ha le dimensioni e la posizione corretta che vi piacciono, potete fare un'operazione booleana di sottrazione o di addizione, come volete, quindi coperchio, control, il pezzo estruso, facciamo una differenza e ha fatto una scritta in basso rilievo, se è quello che serve a voi. E puoi ingrandirla da qua così? Allora, puoi ingrandirla, devi andare sulla scritta e quindi applicare un fattore di scala, però quando applichi la scala lui la dà dalla posizione originale. Quindi vediamo cosa succede, ad esempio un fattore di scala in X di 1,3 e 1,3, ok, no, forse no, un attimo, allora, fattore di scala, allora questo è, sì, il fattore di scala, 1,3, 1,3 o 1,5, quello che volete. Il punto, se volete inserire, ah ecco qua il fattore di scala, mi pareva strano. No, è qua il fattore di scala, mi sbaglio. Allora, il fattore di scala è questo. 1,5 mettiamo. Lo fa dallo zero suo, dalla sua origine, quindi l'origine nell'angolo di basso a sinistra. Come? Dell'oggetto, sì. Quindi fate ok e lui crea un altro oggetto più grande, eccolo qua, vedi? E adesso devi praticamente rifare l'operazione, sì. Sì, sta roba qua non la fai in diretta, diciamo. E ogni volta che fai queste operazioni di modifica le fa sempre dello zero, dall'origine del pezzo che hai creato. E quindi qua ti crea un nuovo oggetto, quindi lo devi... Potresti dare un oggetto scritto già estruso che sottrae... Sì, l'ho fatto. E quando tu scarichi l'oggetto è già sottratto. Sì, però quando dai la scala, la dà dalla posizione originale. Poi la sposti. E difatti è quello che ha fatto. Poi la posizione dell'oggetto, sì? Dire che l'oggetto è a X, sì, però resta comunque il problema dello spostamento. Sì. E lui parte da là, comunque se è fuori centro. Non ho trovato come si faccia a cambiare l'origine del pezzo, cioè se io ho un cubo, l'origine in basso a sinistra, in Blender dico cambiami l'origine del pezzo, l'origine metto nel punto, ad esempio,
nel centro del pezzo e qui non so come si possa fare, sinceramente. Da questo punto di vista qua si è un po' macchinoso. Perché probabilmente è una cosa che si sente, cioè che io Non non so. intendo me e dici ma non si può fare, probabilmente l'utente normale dice cosa fare, cioè no. No, ma normalmente diciamo, se l'oggetto lo crei nella posizione precisa, poi quando entri nell'albero modifichi l'oggetto e automaticamente si modifica da lì. Però ecco, forse nei primi parametri che ho inserito della scala, del fattore di scala, dovevo dargli forse I0, Y0, Z21. Origine, Esatto, forse non lì, così. esatto, sì. Intanto Ecco. bisogna conoscere il pezzo, Sì, bisognava fare un po' di perché esperienza e non poi. c'è una maniera di spostarlo tipo con uno strappo d'oggetto, tipo. Sì, chiaramente sì, nel senso, conosci due misure, selezioni l'oggetto e gli dici sposta da dove? Dal punto a questo, quindi può essere da X20. Graficamente tipo strappo d'oggetto, tipo sposta quell'oggetto Solo lì, sulla quello là c'è griglia, stato. sulla griglia Cioè e così. Ah, basta. ok. Però e quindi proprio tutto come faceva Rario, disegni un pezzo, cioè un segno sul punto che serve, poi sposti sul punto, è quello di passare. Può essere, sì, può Oh, capito. essere. Più o meno. L'altra cosa che avevo fatto sul pezzo di Claudio è che capita spesso. Allora, intanto sto qua, tanto per non far casini, creiamo un nuovo oggetto, sta roba qua, la cancelliamo tutta così. So che casino questa sera. Ok, allora. Questo è il coperchio. E questa è la scatola. L'altra cosa che ad esempio ho fatto nel pezzo che vi capiterà, è possibile che vi possa capitare, di fare ad esempio delle feritoie. No, le feritoie, ti faccio vedere come ho fatto io per fare le feritoie, poi ognuno magari ha il suo metodo. Allora, io ho fatto un cubo, vado, seleziono il cubo e in Y lo spessore della feritoia era 1 mm. In altezze l'ho fatta molto molto più alto. Ecco qua. Ok. Va bene, spostiamo qua fuori tanto perché. Poi le feritoie erano anche inclinate. Allora, se volete un'inclinazione precisa, l'incremento di rotazione qua, ad esempio, volete fare 22 gradi, scrivete 22, e quindi ogni step di rotazione fa 22 gradi. Quindi potete anche decidere con precisione l'angolo di inclinazione. Adesso mi affido a uno strumento di draft che mi fa una copia ricorsiva dell'oggetto, che sarebbe questo qua, questo oggetto qua. Quindi qui c'è una maschera dove si possono mettere le quote. Allora, il passo era 3,5, cioè ogni ripetizione a passo 3,5 mi aveva chiesto e il numero di copie potete mettere, non so, 20, vediamo, ok? E avete fatto il vostro oggetto per fare le feritoie. Adesso io ho fatto così per andare bene a posizionarlo. Ho fatto un cubo, ok? L'ho ingrandito. L'ho spostato qui in mezzo, faccio vedere come ho fatto io e poi ognuno sceglie il sistema che preferisce. Allora, ho
L'esigenza era quella di fare delle feritoie sul fianco della scatola. Se voi fate così con un cubo, il cubo sarà l'area che andrete a tagliare. Quindi poi, modificando le dimensioni e la posizione del cubo, riuscirete a cambiare la dimensione delle feritoie. Quindi sarà molto semplice poi fare la modifica. Allora, vi faccio vedere. Seleziona ad esempio o il cubo i pezzi, l'area delle feritoie, e facciamo un'operazione di intersezione che è sparita perché qui c'è sull'array c'è qualcosa che non va. C'è una ripetizione qua. Ok, quindi questo qua è il cubo, sì. Facciamo un'operazione di intersezione. L'operazione di intersezione lascia solo le feritoie, di differenza tra il cubo e le feritoie. Quindi, se poi noi andiamo sulle proprietà del cubo e gli diciamo che in Y, ad esempio, è più lungo, mi farà la feritoia più lunga. La metto in sezione di qua, ok. Così si vede. Qua lo faccio più corto e lui si accorcia. Se volete più su, più giù, basta spostare la posizione del cubo nel spazio e automaticamente aumenta o diminuisce l'area delle feritoie. Quindi questo è il nostro oggetto che ci ha creato, lo spostiamo anche a mano sulla posizione che me in mezzo lì. Quindi scatola, control l'oggetto, facciamo un'operazione di differenza. E abbiamo fatto le nostre feritoie. E se adesso allarghiamo Cioè adesso allarghiamo il cubo, questo è il nostro cubo, basta essere in grado di trovarlo, che ad esempio in Z lo aumentiamo di 2 mm e il cubo va più in alto di 2 mm. Quindi velocemente potete fare delle operazioni così senza anche al volo, cioè il cubo. senza. No, se lo cancelli farò un po' un casino, nel senso che ti dice che cancella dipendenze, ma sì, cancelli il cubo e hai le feritoie, cioè tutti i blocchi in verticale che ti fanno i tagli praticamente. Cioè, questa operazione è la conseguenza di un cubo, la differenza, cioè l'intersezione fra le elette e il cubo. Chiaro? Abbastanza? Concettualmente. Se avete la griglia qua che vi rompe le scatole, che è tutta storta così, andate in draft, premete 2, in teoria, vediamo un po'. Ah no, non auto, ma mettete in XY, ecco, si allinea un'altra volta. È dipeso da questa vista qua, ecco. A me dà un sacco di fastidio che griglia lì comunque. Allora, adesso vi faccio vedere il disegno parametrico. L'ultima cosa e poi chiudiamo. Dobbiamo fare le poppette, che erano quelle che ho tolto all'inizio dal coperchio. Poppette. Le poppette per le viti. In centro hanno il foro delle viti. All'esterno, sì, sono beh, un po' cilindri chiamati un po' come vi pare. Allora io per pulizia del pezzo faccio una copia qui e sta roba qua la cancello così vi resta un po' più pulito il disegno, ma voi non fatelo. Ecco qua, questo è il cubo. E adesso questo è il coperchio, mi sa che ho cancellato anche un pezzo che mi serviva. Cosa ho cancellato? Questo qua. Com'è? Questo qua, vabbè. Comunque, questo è il coperchio e questa è la scatola. Dicevo,
Su coperchio andiamo a ricreare i cilindri per le viti. Bene, allora vi faccio vedere adesso il discorso, non è difficilissimo, il discorso del disegno parametrico che aggiunto al... vi avevo detto all'inizio che ci sono, io l'ho diviso in due strade, una tutte operazioni booleane, quindi aggiungete un cubo per togliere oppure aggiungete dei cilindri per fare le poppette, ok? E questo è un sistema. L'altro sistema è quello di, ad esempio, fare delle sezioni del pezzo e poi con uno schizzo ricopiare il profilo, fare delle estrusioni, rifare il pezzo e così via. Per rendere un po' più flessibile la seconda opzione, quindi quella del disegno effettivamente con gli schizzi e l'estrusione degli schizzi, vediamo come si usa il disegno parametrico. Andiamo prima di tutto a creare da SpeedSheet un nuovo foglio di calcolo, che è sto strumento qua. Eccolo qua, questo è l'oggetto che mi ha creato. Ogni volta che fate qualcosa andate nell'albero perché lui vi crea e lo trovate lì, l'oggetto che vi viene creato. Fate doppio clic e questo è un foglio di calcolo interno, ma credo si possa anche importare da Calc. Allora, mettiamo delle quote a caso. Come sapete, questa è la cella A1, A2, A3, niente di che. E adesso andiamo a creare le poppette, che per i geometri sono cilindri. Allora, come si fa? Lo potete fare da Sketcher oppure lo potete fare da Part Design. Supponiamo di farlo da Sketcher, vabbè, no, non cambia comunque. Sketcher è un ambiente come Part Design che vi chiede di fare dovete fare uno schizzo per fare un oggetto. Qui, vabbè, vi domanda il piano XY. E a questo punto disegniamo i nostri oggetti, che saranno dei cerchi fondamentalmente. Non importa dove li disegniamo, non ha nessuna importanza perché poi... comunque, anche perché così impariamo un attimo a usarlo. Questa è la parte veramente più pallosa da presentare. Allora, perché ho disegnato tutti questi cerchi qua? Perché uno sarà il diametro interno della poppetta, cioè dove va la vite, e uno è il diametro esterno. Se l'ho fatto in Part Design, non vi lascia estrudere tutto insieme come faremo adesso. Cioè, perché Part Design prevede che ogni oggetto è un pezzo. Quindi potete ad esempio fare così, quindi adesso io vi faccio vedere anche un po' di strumenti. Seleziono un punto e seleziono l'altro punto e gli dico mettilo lì, su quel punto. Quindi sono sicuro che sto cerchio qua è perfettamente concentrico con l'altro. Ad esempio, se io andassi ad estrudere in Part Design questa cosa qua, quindi solo questi due oggetti qua, me lo fa, perché è un oggetto, è un cilindro con un foro. Però tutti gli altri oggetti sono un errore per lui, perché lui crea un oggetto alla volta. Se disegnate in Part Design e poi volete estrudere tutto insieme, al posto di fare l'estrusione in Part Design, che ve lo fa in automatico quando uscite dallo schizzo, crea prisma, cioè estrudi, andate in part e c'è l'oggetto estrudi e allora vi fa l'estrusione di tutti gli oggetti. E qua ci vuole un po' di esperienza, fate delle prove. Adesso metto tutti i cerchi perfettamente sullo stesso punto, perché se avessi, io potevo fare anche così logicamente, cioè questo deve diventare giallo e faccio un cerchio. Stessa identica cosa,
è che vi ho fatto vedere uno strumento anche per allineare gli oggetti. Adesso il discorso della parametrizzazione è questo qua. Seleziono il punto che è il centro del raggio, il centro del cerchio. Seleziono l'asse 0 rispetto all'asse x e gli dico mettimi una quota sull'asse orizzontale. Cosa succede? Succede sta roba qua che non si vede una mazza, ma lui ha quotato praticamente la misura che è attualmente che è 11,15 dal centro, cioè quella che per caso è andata lì. Se facciamo doppio clic sulla quota, noi possiamo con questo strumento qua, che non so che strumento sia, sembra un disco, non so a cosa si riferisce. Scrivete spearsheet, ecco qua, punto, quindi con il punto andate oltre, e scrivete A1. Ok, adesso quello che avete scritto nella cella A1, che è 15, lo trovate qua. Ripetete la stessa operazione per le altre quote, quindi scrivete speech, basta scrivere S, speech sheet A1, ok, e qua diventa 15, e si suppone che tutte le quote siano tutte uguali, chiaramente, perché sennò dovete cambiare sistema. E qua un po', portate un attimo di pazienza che faccio l'operazione perché purtroppo è un po' una struma. Ho selezionato qualcos'altro. Ecco qua. Spreadsheet. Ok. E fate la stessa identica cosa anche per l'asse Y. In questo caso cambierete lo strumento e sceglierete la cella 2, che ha una quota diversa. Avrete già capito il senso del discorso, chiaramente cosa serve, però farvelo vedere, devo completare l'operazione. A2. E questa è la differenza fra il disegno parametrico e il disegno, diciamo, cioè qui ci vuole un sacco di tempo a buttare giù le quote, i vincoli, però poi se sono misure che prevedete di modificare spesso o comunque prevedete di modificare, conviene fare questa operazione qua. No, ma anche per disegnare i tuoi. No, ma anche per sta roba qua. Allora, nel caso del diametro, lo strumento per contare il diametro è questo qua. In questo caso qua scegliete la cella 3, che ho messo 2 mm. Vedete? Mi l'ha già fatta 2 mm. Per il diametro esterno potete usare un'operazione di questo tipo, cioè potete dire A3 più ad esempio 1,5 di spessore sul raggio più 3 mm. Quindi automaticamente vi quoterà il diametro che è 2 più 1,5 sul raggio, che è lo spessore classico di un pezzo di plastica, abbastanza standard. Ed è vincolato. Adesso fate così, scegliete il pezzo che è quotato contro gli altri diametri interni e gli dite che sono tutti uguali. Idem per il diametro esterno,
selezionate prima, poi control e selezionate gli altri, vedete che sono tutti uguali. A questo punto chiudete lo schizzo, salvate perché andate in part e lo strumento è questo qua. Potete anche vincolare anche l'altezza, cioè le poppette possono essere alte un tot, insomma, poi potete anche decidere quanto alte farle, cioè modificate la quota di estrusione, no, 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 qua, ma su qua. Oppure potete mettere una quota parametrica, non so, vedete voi. Allora adesso vediamo tutto il nostro bel lavoro a cosa cavolo serve. Quindi abbiamo il nostro bel coperchio, che è questo qua, lo mettiamo capovolto, no, non si vede niente lo stesso, e lo mettiamo in wireframe. Quindi la nostra quota non sarà 15, sarà 14 e le poppette vengono più piccole, qua sarà 12 e voi potete gestire. Il diametro, vi siete sbagliati, è 1,5 e di conseguenza tutte le quote, e qui dipende, sta a voi come impostare il discorso, di conseguenza tutto viene gestito in velocità. Questo è più lungo, è la via più lunga per disegnare, perché è una palla mettere tutti i vincoli a tutte le quote, però avete il beneficio nel momento in cui dovete fare la modifica. Come? Esattamente, esattamente. E il passaggio che non vi ho fatto vedere. Supponiamo, vabbè, adesso che avete finito il vostro bel pezzo, allora, la scatola è questa. Non vi ho fatto vedere il discorso dell'esportazione, però è abbastanza banale. Cioè, selezionate il pezzo che avete finito, questo qua vi va bene, quindi fate File, Esporta, dove decidete a Directory e lo chiamate scatola.stl. Gli stati dati di tipo file. No, no, beh sì, ma se scrivete l'estensione in automatico, in alternativa dovete espandere la finestra e selezionare tipo STL. Ma se scrivete file.stl vi crea l'oggetto scatola STL che se lo aprite con Slice, ad esempio, Slick 3D, eccolo qua, questo è la prova del 9 per vedere se il pezzo ha problemi. Ho esportato il coperchio. Cosa ho esportato? No, no, scusate, scatola. Sì, home, scatola STL, questo qua. Cosa ho esportato? Non lo so. Allora, era selezionato il coperchio. Mi ha selezionato scatola, fai esporta, difatti non mi tornava il discorso. In home, ad esempio, scatola, ok, perché scatola.stl, sovrascrivi, ho scritto qualcos'altro, non ho messo il punto, sì, difatti, bravo. Allora, la cosa più semplice, no, Fai sì. vedere di stato A. Eccolo qua. Sì, beh, ma no, non cambia, cioè qua hai tutti i pezzi, cioè tutti i Ma formati. per capire anche le possibilità, insomma. Sì. Sovrascrivi, sì, adesso ho scritto giusto. E questo è il pezzo che abbiamo esportato, eccolo qua. Se lo vedete filoso, cioè tutto pieno di buchi, quando usate Blender vi capiterà sicuramente. Perché ci sono degli errori o degli spigoli o dei punti doppi o delle superfici normali, rovesce o degli errori,
non lo vedete completo e vi dà degli errori in fase di oppure slice addirittura crash, cioè fate per aprirlo e pff, chiude, si chiude automaticamente. Se volete vi faccio vedere l'ultima cosa, se no chiudo qua come volete. Esatto, si vede tutto filoso a buchi, ma mancano pezzi, esatto. Quindi l'integrità del pezzo, diciamo che slick trailer, come si chiama, slick trailer è un po' la prova del 9 per vedere se il pezzo è stato ha dei difetti proprio di geometria e delle aperture, perché il pezzo deve essere chiuso, il solido deve essere chiuso, non deve essere aperto. Vi faccio vedere proprio velocissimamente l'ultima cosa, tanto perché probabilmente vi capiterà di copiare, cioè quando abbiamo copiato questo foro qua dalla sezione, era semplicissimo, cioè un foro rettangolare, selezionati i due punti, fate estrusione. Quando avete dei profili un po' più complessi, vi capiterà di tribolare come è successo a me. Quindi, se vi faccio vedere velocissimamente un particolare, tanto per non tribolare inutilmente. Allora, riandiamo a fare una sezione di questo pezzo per poterlo copiare. Supponiamo, vogliamo fare questa scatola qua, però più grande. Allora, andiamo con lo strumento, allora, selezioniamo la scatola, andiamo con lo strumento delle sezioni, che è questo qua. E spostiamo la linea di sezione su un punto un po' più basso, facciamo ok. Quindi oscuriamo la scatola e prendiamo la sezione. Adesso dobbiamo copiarla. Adesso ve lo faccio vedere in part design, così vediamo anche questo. Quindi con la sezione selezionata create un nuovo body e fate uno schizzo sul piano XY, perché è il piano XY. Ok. Come vi ho già detto prima, per potervi agganciare alle linee dovete per forza prima creare dei vincoli, cioè copiare questa roba qua. Bene, a questo punto io facevo così, quindi selezionavo lo strumento linea, andavo sopra, facevo clic, andavo sopra qua, facevo clic, selezionavo questo. E poi facevo i raggi con lo strumento crea raggi, questo qua, quindi andavo sul punto, deve diventare giallo, ide qua, e poi copiavo a occhio. Questo raggio non è tangente, perché chiaramente non è tangente. Vi trovate tutte le magari i punti qui fra il raggio e la linea magari non sono uniti, perché per errore non avete preso il punto giusto, oppure nel momento in cui avete fatto clic il mouse si è spostato un pelo e i due punti non sono coincidenti, e quindi un sacco di casini. Se vi posso dare un consiglio, io alla fine ho deciso di far così un lavoro del genere. Faccio un rettangolo con lo strumento rettangolo. Allora, intanto sto rettangolo qua di sicuro ha i vincoli di perpendicolarità. Vedete questo segno qua, questo, questo, questo e questo. Sono queste costrizioni qua. Cioè, è perfettamente, la linea è perfettamente diritta, non è sbieca, ok? Quindi a questo punto qua è più veloce e sicuro fare una cosa del genere. Quindi selezionate la linea, selezionate il punto, perché questo punto l'ha agganciato lui, quindi è preciso di sicuro, e con questo strumento qua gli dite di fare in modo che questa linea passi per questo punto. Ripetete l'operazione anche per le altre linee, scusate, cioè se non avete un mouse che va bene, siamo un po'... Ecco qua. Adesso siete sicuri che il percorso passa per quei punti lì. Ok?
però avete il problema dei raggi, cioè è una figura a spigolo secco. Qui c'è uno strumento che crea i raggi, quindi questo qua, questo strumento qua, selezionate questa e questa linea e lui automaticamente vi fa un raggio che è tangente, sicuramente tangente. Allora, sempre con lo stesso strumento, selezionate una e l'altra linea, una e l'altra linea, una e l'altra linea e vi ha fatto i raggi. A sto punto selezionate il raggio, gli dite quotalo. Allora, io ad esempio metto 3. Vedo che 3 non è la quota del raggio, quindi questa è la quota. Doppio clic sulla quota, metto 2 e vedo che è giusto. Allora, a questo punto posso dire che questo raggio, oh che miseria, scusate, questo raggio contro questo, e non l'ho preso, sta roba qua veramente dal nervoso. Con il contro dovreste selezionare tutti i raggi, devono diventare verdi. Eccoli qua, no. Sì, vedete che sono tutti uguali. Quindi adesso se volete modificare questo raggio qua, deve essere 5, sarà 5 per tutti, se vi serve così. Se volete fare qualcos'altro, fate qualcos'altro. Con il disegno parametrico potete vincolare la quota in larghezza, ad esempio, di tutta la scatola e metterla sulla tabella e quindi dire quella quota della scatola è tot, ma se voglio posso anche aumentarla, ma non ritorno sopra perché avete già capito come si fa. Fate chiudi e fate un prisma. A questo punto avete l'altezza della scatola che è dipesa da questa misura qua. L'ultimissimo comando, adesso abbiamo copiato una scatola. L'ultimissimo comando vi faccio vedere è il comando spessore, che è questo qua, che in automatico vi crea lo spessore esterno o interno, quindi potete anche andare all'interno, se non sbaglio, in teoria sì, non so perché, 2 mm, non so perché, forse perché bisogna abitare, crea spessore verso l'interno, sì, 2 mm, eccolo qua, ok, non ricordavo della... Allora, 2 mm, crea il spessore verso l'interno. Adesso se... No, no, ma va, lo spessore va anche... Sì, lo spessore dovrebbe andare anche all'interno del pezzo. E adesso non so perché... So perché mi dà un errore, comunque... Vediamo un po'. Vabbè, ok. Solite cose che in diretta non vanno. Allora, quindi selezioniamo questo strumento spessore. Spessore verso l'interno, 2 mm. Vabbè, ok. Questo qua fra poco crash sicuramente. Comunque, c'è questo strumento qua che potete anche selezionare più di una faccia, ad esempio, se selezionate più di una faccia vi farà lo spessore su, aprendo, no, non lo fa lì, benissimo. Non lo fa, su queste facce no, però se fate un cubo da qua, vediamo un po'. Allora, se fate un cubo normale, così, e selezionate due facce e usate lo strumento spessore che qua vi fa anche... Perché no? Ecco, vabbè, fatta figuraccia di chiusura.
Ho sbagliato lo strumento, non è questo, sì, che è una spessore, sì, questo, no, ma non va, vabbè, siccome me si è un po' incasinato il programma, allora, vabbè. Comunque lo strumento spessore, se funziona a quello scopo lì, quindi fate un solido, dal profilo fate l'estrusione, selezionate la faccia. Qui sarà la faccia che andrà a svuotare. Abbiamo detto Lug, questo è il nostro progetto. No, non lo fa. Beh, perfetto. Non vuol farlo. Amen. Vediamo. Facciamo velocemente un'estrusione. Cosa? Dovrei farlo in teoria. Facilmente, ok. Se io prendo questa faccia qua e faccio, eccolo qua. Se io ne prendo una sola, ne fa una sola. Se io prendo lo strumento e faccio verso l'interno, dovrebbe farmi lo spessore verso l'interno. Ok. Comunque, questo è lo strumento. Provate. Dovreste essere in grado di copiarvi tutti i profili tramite sezioni, usare lo strumento booleano per aggiungere e rimuovere materiali. Fatto vedere qualche trucchetto per fare le feritoie, la scritta, il logo, come crearlo. In linea di massima le operazioni basilari per poter modificare un file scaricato da ThinkGear. Dovreste averle. Poi, se sono cose particolari, è anche il discorso di centrare il pezzo, quindi fare le misure e vedere anche le dimensioni del pezzo. Non so se avete qualche domanda, qualcosa, se no possiamo tranquillamente chiudere, che sono le 10:45. Perfetto. Domani. Grazie. Grazie mille.